Trentino-Alto Adige, regione di montagna, di speck e di bianchi ricercati. Ma il Nosiola voi lo avete mai sentito? Io sono Francesco, questo è The Wine Channel e oggi vi propongo Nosiola di Poyer Sandri. Siamo a Faedo, in provincia di Trento, e qui Poyer Sandri ci propone questo vino, utilizzando uno dei vitigni forse fra i meno conosciuti al grande pubblico. Infatti il Nosiola, o la Nosiola a seconda delle zone, è un vino prodotto da pochissime cantine, con ottimi risultati, che si propone anche come vino da lungo affinamento, nella forma del vino santo del Trentino, di cui parleremo in un prossimo video. Il Nosiola della nostra degustazione è un prodotto della fascia media della cantina, ideato per la grande distribuzione, anche se vengono utilizzate delle tecniche particolari, come ad esempio l'assenza di ossigeno, al fine di preservarne gli aromi varietali. In particolare, come potete vedere dalla scheda, è prodotto con 100% uve Nosiola. L'annata teoricamente non è indicata, ma il produttore ci fa sapere che è il 2016, e la gradazione alcolica è di 12 gradi. Naturalmente, prima di procedere con la degustazione, diamo un'occhiata più da vicino all'etichetta. E vediamo più da vicino la nostra etichetta, Nosiola, Poyer Sandri, questo disegno medievale, potremmo dire, di questo suonatore di cornamusa appoggiato a un tronco d'albero, tipico disegno utilizzato da questa cantina. Andiamo a girare la bottiglia per le indicazioni obbligatorie di legge. Qui troviamo il nome del vino, Nosiola, l'indicazione di Vigneti delle Dolomiti, questo è un IGT, non è una DOC, classico formato da 7,50, gradazione alcolica di 12 gradi. Come altra particolarità vi dico che questa cantina appartiene all'Associazione dei Vignaioli Indipendenti, lo vediamo qui da questo stemma che compare sul collo, e indifferentemente da quanto sarebbe obbligatorio, l'indicazione dell'annata, in questo caso dell'annata è il 2016, per l'IGT non sarebbe obbligatorio, però qui la cantina vuole dare un tocco in più, dare un'informazione in più, e quindi ci dice anche l'annata che andiamo a degustare. Bene, dopo aver visto l'etichetta, andiamo ad assaggiare il contenuto della bottiglia e ad assegnare i classici voti. E partiamo come sempre dal colore, un giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli. Andiamo a sentirlo al naso. Note di fiori bianchi, unita a un fruttato dove spicca la mela golden, in un contesto comunque di grande finezza. Passiamo al gusto. Nota acida, però non spiccata, abbastanza sapido, con una nota finale che ricorda la nocciola. Andiamo a vedere tutto questo come si traduce nei classici voti. Partendo dalla fascia di prezzo, questo vino prende 2 bottiglie su 5, si trova in vendita tra i 10 e i 15 euro alla bottiglia ed è reperibile anche in alcune catene della grande distribuzione. Sulla versatilità segno 3 bottiglie su 5, è un vino ideale per un aperitivo, per piatti a base di pesci e crostacei, oppure per i formaggi molli. Ottimo anche per minestre leggere, anche a base di legumi. Lo sconsiglio invece con carne rossa e piatti strutturati, ma si può usare con la pasticceria secca. Sulla facilità di beva assegno 4 bottiglie su 5, è un vino piacevole, che con le sue note può essere apprezzato anche da meno esperti. Ha note delicate e non decise che si prestano a berli in contesti informali e in compagnia di amici. La temperatura di servizio è tra i 10 e i 12 gradi, ma anche 8 gradi in estate. Arrivando infine al giudizio complessivo e come sempre vi ricordo personale su questo vino, assegno 3 bottiglie su 5. Non è il migliore tra i Nosiola, anche se come primo approccio e per avvicinarsi a questo vitigno può rappresentare una buona scelta. Paga una versatilità un po' ridotta e probabilmente un prezzo non proprio economico, ma comunque vi consiglio di provarlo per poi pian piano passare a degustare altre cantine.
Vi lascio il link al sito di Cantina Poies Sandri per dare un'occhiata anche ai loro altri prodotti. Bene, e anche per oggi la nostra degustazione termina qui. Se questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito. Iscrivetevi al canale e condividete questa bella bottiglia anche con i vostri amici e fatemi sapere se vi è piaciuta. Vi lascio con le mie solite tre raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere, la seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose e la terza è che bisogna bere con moderazione ma di qualità. Ciao e alla prossima con Francesco su The Wine Channel.